Bentrovati a tutti. Questo è un webinar nato proprio per gli odontoiatri per far loro percepire come la psiconeuroendocrinoimmunologia e la metodologia Pnei System siano delle conoscenze assolutamente indispensabili per tutte le professionalità, non esclusivamente per quelle cliniche. E così ho deciso di presentare in pochissime slide un po' il senso della psiconeuroendocrinoimmunologia applicata all'odontoiatria e soprattutto quello che l'odontoiatra può fare per migliorare l'esito delle sue terapie e dei suoi interventi. Indubbiamente la parola PNEI, psiconeuroendocrinoimmunologia, era fino a qualche tempo fa un tabù, addirittura è la parola più lunga, scusate, della lingua italiana e in questa vignetta ricordo il paziente che venne presso uno dei miei primi studi e leggendo la parola psiconeuroendocrinoimmunologia disse: linguaggio, dialetto romano, non ci ho capito niente, ma mi sa che sono nel posto giusto. Quindi, che cos'è l'apnei? L'apnei è lo studio delle connessioni tra sistema nervoso, endocrino, immunitario e tra questi e la psiche. Se ci si chiedesse qual è il fulcro dell'apnei, potremmo rispondere che è lo studio delle conseguenze dell'iperattivazione dei sistemi dello stress sulla persona. Naturalmente molte patologie odontoiatriche, in particolare la parodontopatia, rientrano perfettamente in un inquadramento PNEI, come appunto vi faccio vedere. Uno dei concetti chiave della PNEI è quello di sovraccarico allostatico, cioè noi ci ammaliamo quando il sovraccarico allostatico diventa ingestibile. Il sovraccarico allostatico è per definizione la somma degli stressori cognitivi e non cognitivi. Questo termine, che è stato messo a punto da Bruce McCowin, un neurologo e ricercatore della Rockefeller University, che ci ha lasciato proprio agli inizi del 2020, fa capire con esattezza il concetto di sommatoria. Quindi non possiamo tanto chiederci cosa fa bene e cosa fa male, ma sempre avere presente che gli stressori agiscono in modo sincrono, quindi non è il singolo stressore a farci ammalare, ma la somma, come dicevo appunto, di stressori cognitivi, quindi quelli che passano attraverso la sfera psico-emotiva, e quelli non cognitivi che apparentemente vengono gestiti dal sistema immunitario e non hanno ripercussioni vistose, torno a ripetere, almeno apparentemente, sulla sfera psichica. Qual è la novità del nostro approccio Pnei System? È che non possiamo considerare terapia in senso stretto l'uso di un farmaco. Naturalmente nella nostra metodica, la medicina convenzionale accademica, quella che si definisce evidence-based medicine, ha sempre un ruolo centrale, ma ad essa affianchiamo la medicina centrata sulla persona, quindi tutto il discorso della scelta evidence-based dei migliori fitoterapici, l'importanza dell'utilizzazione di alcuni farmaci omotossicologici, il perché selezionare alcuni nutraceutici, alcuni integratori, alcuni supplementi piuttosto che altri. Ma l'aspetto farmacologico, quindi di terapia in senso stretto, viene poi integrato con altri tre o quattro aspetti fondamentali. Il primo è quindi la psiche, cioè insegnare ai pazienti a gestire meglio il proprio stress. Il secondo è ovviamente nutrizionale, dove la nostra dinamica nutrizionale sarà sempre orientata su una direttiva antiossidante, antinfiammatoria, e quindi questo è particolarmente importante per l'odontoiatra. E infine quello che è l'esercizio fisico, l'espressività in senso ampio. Tutti giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento della guarigione,
non trascurando anche le dinamiche ambientali, uno per tutti, i problemi collegati all'eccessiva esposizione elettromagnetica che colpiscono un po' tutti quest'oggi. Due brevissimi concetti, i topini stressati di Hans Selye, come ricordate, Hans Selye è il ricercatore che la McGill University descrive per primo la triade dello stress, che è costituita da immunosoppressione, infatti lui riscontra nei topini stressati atrofia del timo, atrofia del surrene, quindi stanchezza, uno dei sintomi più evidenti oggi tra i nostri pazienti, e poi una, tra virgolette, partecipazione delle mucose, in particolare ulcera della mucosa duodenale. Quindi, ipertrofia timica, scusate, atrofia timica, cioè immunosoppressione, ipertrofia surrenalica che poi porterà all'atrofia, ma in un'iniziale ipertrofia surrenalica vediamo un'iperattivazione degli assi dello stress, cui consegue poi stanchezza cronica e senz'altro un coinvolgimento delle mucose, in particolare di quella duodenale. Che l'infiammazione cellulare silenziosa sarebbe stata la grande sfida di questa epoca era già chiaro nel lontano 2004. Il punto è stato però che fino all'avvento del paradigma PNEI nessuno avesse poi messo a fuoco in realtà quale strategia utilizzare per spegnere l'infiammazione cellulare silenziosa, che ovviamente non si accompagna a sintomi eclatanti, ma che nel lungo periodo è alla base di tutte le patologie croniche che caratterizzano questa società, quelle che noi chiamiamo moderne epidemie sociali, che vanno dalle allergie, alle cefalee, alle colitiche, alla fame nervosa, all'obesità, all'insonnia, alla stanchezza, all'invecchiamento precoce, ai disturbi del desiderio sessuale, e noterete, proprio perché è un webinar destinato agli odontoiatri, ho incluso anche le parodontopatie, patologie ormai frequentissime. La metodologia PNEI System, che ho avuto l'onore e il piacere di mettere a punto ormai 8 anni fa, implica attraverso un percorso molto tracciato, ben tracciato e consolidato, 4 step fondamentali. Di per sé le nozioni sono basilari, soprattutto nel nostro master di primo livello. Quindi noi in realtà insegniamo la gestione dello stress basilare, quindi quali sono gli strumenti fondamentali, quali sono gli strumenti chiave della nutrizione antiossidante antinfiammatoria e soprattutto quello che può essere un'integrazione terapeutica, un iter terapeutico integrato, che quindi parta dalla medicina accademica ma che si allarghi su altri distretti, come ho già detto, tutte tematiche che l'odontoiatra di solito non affronta e che invece renderebbero il suo lavoro molto più facile e soprattutto gli darebbero dei successi talvolta davvero molto superiori. Perciò, a puro titolo di esempio, parlo della gengivite ulceronecrotica, anche nota come Trench Mouth Syndrome, la sindrome della bocca da trincea, studiata per la prima volta nei soldati che tornavano dal fronte, quindi mai argomento fu così attuale, purtroppo, come oggi. E vediamo nella letteratura che si associa sempre a stress di grado elevato, a mancanza di sonno, a deficit nutrizionali, a immunodeficienza e può esserci nell'anamnesi recente una patologia di tipo infiammatorio, probabilmente di natura batterica o virale. Quindi la parodontopatia è una patologia autoimmune, tipicamente una patologia TH2. E noi sappiamo che l'esaltazione della risposta TH2 dipende da tanti fattori, in particolare l'età, la presenza o meno di organismi gram-negativi, il fumo, lo stress emozionale, ma anche il livello di insulina, di estrogeni e di cortisolo. Questi sono elementi che attivano la risposta autoimmune TH2.
Infatti, i livelli di cortisolo salivare, già in questo vecchissimo studio, mostravano una correlazione diretta con la perdita di osso alveolare. Ma quindi, ancora una volta, perché è così importante conoscere i fattori che iperattivano i sistemi dello stress, in particolare il sistema HPA, ipotalamo, ipofisi, surrene, per un odontoiatra? Proprio per poter accompagnare la sua terapia, e quindi abbiamo processi infettivi e infiammatori, la nicotina ovviamente è un attivatore del sistema HPA, il dolore cronico, l'insulinoresistenza, l'iperinsulinemia, le emozioni negative, i disturbi del comportamento alimentare, quali l'anoressia nervosa, la bulimia, il binge eating disorder, l'alcolismo. Sentivo proprio oggi che si tiene a Roma un summit sulle problematiche dell'alcolismo, quanto questo sia in crescita negli adolescenti, oltre che nelle persone più mature. E l'iperattività del sistema ipotalamo-ipofisi-surrene poi accelera anche la degenerazione dei neuroni ippocampali, connessi anche alla vita emotiva, alla memoria, e quindi il progressivo perdere concentrazione, dimenticarsi le cose e così via. Per cui la parodontopatia è una condizione di frequentissimo riscontro odontoiatrico che si pone un po' al centro di una complessa interazione di eventi che vanno da esperienze negative come un lutto, un divorzio, piuttosto che l'età, il fumo, il diabete, piuttosto che la presenza di una condizione depressiva, o ancora un concetto molto caro all'apnei e apnei system è quello di identità psicobiologica. In effetti è importantissimo conoscere l'identità e saper riconoscere l'identità psicobiologica dei nostri pazienti per poter in qualche modo prevedere a quali patologie essi vadano incontro. Vedremo che la parodontopatia riguarda soprattutto un determinato gruppo di pazienti che hanno determinate caratteristiche psicobiologiche. Ecco perché è così importante per l'odontoiatra avere cognizione e contezza del concetto di identità psicobiologica e comprendere quali sfumature effettivamente si celano dietro la patologia manifestata. Quindi le correlazioni pericolose, il concetto di infiammazione cellulare silenziosa ci fa capire che l'implicazione principale riguarda la matrice connettivale. E naturalmente una parodontopatia può, in modo apparentemente strano, associarsi a un infarto, a una malattia cardiovascolare, a un diabete, può associarsi a complicanze ostetriche nella donna in gestazione. Ma perché? Qual è il filo di Arianna che unisce tutte queste situazioni? Questo apparirà molto chiaro all'odontoiatra che segue una formazione PNEI. In effetti gli odontoiatri che, diciamo numerosi, seguono i nostri corsi, alla fine sono veramente entusiasti, per cui raccontano di avere acquisito elementi insperati di gestione del paziente. Molti decidono proprio di strutturare una diagnostica di tipo PNEI System, magari non a tutti i loro pazienti, ma a dei gruppi selezionati. E quindi alla domanda esiste una relazione tra l'infiammazione delle gengive e l'Alzheimer, la risposta è sì, entrambe sono patologie infiammatorie croniche, ma soprattutto con uno screzio di autoimmunità. E questo ramo dell'apnei che studia appunto le correlazioni tra malattie sistemiche e patologie delle gengive / parodontopatie
prende proprio il nome di parodontologia cerebro-neuro-endocrino-immunitaria. Quindi perché un odontoiatra può avvalersi di una formazione PNEI? Perché fare un master in PNEI di primo livello? Ma intanto per avere delle cognizioni di base che riguardano il modello emergente della medicina moderna, che appunto è la psiconeuroendocrinoimmunologia, ma anche acquisire delle conoscenze molto pratiche, molto gestibili nella quotidianità, su come si può concepire una terapia di accompagnamento nel paziente che presenti una patologia odontoiatrica, come riconoscere in funzione dell'identità psicobiologica di quel paziente la patologia, che tipo di dieta suggerire, che tipo di tecniche di gestione dello stress consigliare al paziente di fare a casa. Molto spesso si tratta di esercizi semplicissimi, piuttosto che somministrarglieli quando è seduto in poltrona. Occorrono naturalmente 20-30 secondi per favorire questo stato di rilassamento del paziente. Io personalmente, che temo gli odontoiatri, ho una soglia del dolore bassa, tante volte mi sono avvalsa delle tecniche che poi insegno nei corsi, proprio per gestire al meglio io gli interventi su me stessa. Quindi riteniamo che questo master sia molto interessante per tutti i colleghi odontoiatri e ovviamente resto insieme ai miei collaboratori a vostra completa disposizione qualora vogliate saperne di più. Il nostro sito di riferimento è www.pneisystem.it, ma potete scriverci a info@pnei4u.com. O se volete interagire direttamente con me, info@mariacornia.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo, seppur brevissimo, seminario introduttivo alla apnei e odontoiatria abbia acceso la vostra curiosità e sono certa quello che acquisirete nel corso del master vi sarà tanto, tanto, tanto utile, non solo per la vostra professione, ma anche per la vostra vita. Grazie.